Dopo l'impegnativa giornata di ieri sul fronte del maltempo, anche oggi, durante la mattinata, una pioggia battente e violenta si è abbattuta nel nostro territorio. I punti critici della città, che in questi casi ne subiscono le conseguenze, ahimè, sono sempre i soliti. Il sottopasso del Lido, come sempre, ha dato il meglio di sé, creando la solita piscina spontanea e di fatto rendendo difficile il transito dei veicoli. Un altro sottopasso però è andato sott'acqua, quello in fondo a via 4 Novembre, che dà sulla nuova Interquartieri, dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Fano per trarre d'impaccio una donna e sua figlia rimaste in panne a bordo della loro auto proprio in mezzo al sottopasso, chiuso poi dagli stessi vigili del fuoco in modo precauzionale. Ecco. È stata proprio la conducente dell'automobile a dare l'allarme e attivare i soccorsi che sono arrivati di lì a poco. Per loro, fortunatamente, nessuna conseguenza fisica, ma tanto spavento. Diversi sono stati nel corso della giornata poi gli interventi dei vigili del fuoco, sempre per cadute rami o pericolanti nelle strade locali. Nel breve lasso di tempo dell'acquazzone estivo si sono formati accumuli d'acqua che hanno trasformato alcune strade in dei canali di scolo, come nella zona dell'ex zuccherificio in via Fragheto, o a Bellocchi in via Albertario, o nelle strade alle spalle della stazione ferroviaria, dove le grosse buche non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, come mostrano le eloquenti immagini dei nostri reporter di strada. Fuori dalle mura cittadine anche i corsi d'acqua rappresentano una minaccia, anche con i detriti e i tronchi che portano a valle in questi casi, come è accaduto al ponte tra Calcinelli e Villanova sul fiume Metauro, dove si sono formate alte cataste di ramaglie a ridosso dei piloni del ponte che in caso di piena possono creare un pericoloso effetto diga.